Mi chiamo Simone Saccani e lavoro come educatore per l'associazione Onlus Papa Giovanni XXIII in collaborazione col Comune di Reggio Emilia. Il mio lavoro è quello di incontrare i giovani nei loro luoghi di aggregazione abituali, più o meno stabili, all'interno dei quartieri, quindi in questo caso a Santa Croce. Cerco di conoscerli, di conoscerne le attitudini, le inclinazioni, i propri interessi, e con loro e per loro cerco di organizzare delle attività che riescano a valorizzarli proprio facendo leva su questi stessi interessi. Ad esempio, tornei di calcio. Mm-hmm. Organizzano un torneo, cioè parteciparlo, cercare di andare così, di organizzare una squadra. Mi interessa la politica? Cos'è la politica? Non lo so. È un gran casino. Preferite Facebook o la panchina dove vi trovate? La panchina, la panchina è meglio. Panchina. Tu forse Facebook. No, la panchina, no, la panchina. Con computer in mano. Forse. Ecco. I centri sociali a Reggio Emilia sono luoghi aggregativi molto importanti perché, come dire, sono uno spaccato interessante della società. Nei centri sociali troviamo, bene o male, diverse tipologie di frequentatori, diverse per età, diverse per provenienza geografica, diverse per culture, per idee e quant'altro. Per questo motivo possono essere visti per la vita dei quartieri come dei laboratori all'interno dei quali effettivamente si può cogliere come si vive in un posto. Ah, nota importante, i centri sociali vivono grazie al volontariato dei soci che ne fanno parte, per cui non ha un centro sociale finalità di lucro. Il centro sociale Pigalle è sicuramente nel quartiere di Santa Croce, che rimane oltre la tangenziale qui di fronte a me, un luogo molto importante, soprattutto durante i mesi estivi. Oggi è il 14 ottobre, sono circa le 2 del pomeriggio, quindi troviamo il centro sociale vuoto, ma soprattutto d'estate questa pista da calcetto, che è la vera attrattiva del centro sociale, è molto frequentata appunto dai ragazzi del quartiere di Santa Croce. Ed è soprattutto in questi mesi estivi che, aumentando il numero dei ragazzi che frequentano il centro sociale, aumentano anche i conflitti con gli adulti. Cosa avete fatto qua al centro sociale per coinvolgere e risolvere i problemi di convivenza tra giovani e adulti? Ma ci siamo mossi su due binari. Il primo è stato aiutare i nostri volontari, attraverso anche una formazione specifica, ad atteggiarsi e relazionarsi con dei ragazzi che provengono dall'estero, con etnie diverse, anche con costumi, culture diverse, in maniera da limare, da smussare i problemi che ci sono nei rapporti interpersonali. Sono ragazzi in generale, non tutti, piuttosto difficili, sono pronti ad alberarsi e ad accendersi al minimo scontro, sono convinti di avere sempre ragione, quindi il rapporto con loro è molto difficile. L'altro fronte è stato quello di mettere a disposizione dei ragazzi il circolo per riuscire a fare delle iniziative che loro si sono in qualche modo autogestiti. La difficoltà a comunicare porta le persone ad avere un'incapacità di conoscersi e di riconoscersi, e in questa situazione appunto di rapporto problematico tra adulti e adolescenti, ovviamente porta gli adulti a essere in una situazione di difficoltà a far rispettare le regole. Ai conflitti intergenerazionali fisiologici, no, tra giovani e adulti, si sommano anche distanze interculturali, ed è in questo contesto che trae il proprio senso il laboratorio musicale di musica rap che abbiamo organizzato con i ragazzi grazie alla collaborazione del centro sociale stesso. Atmosfera diversa attraversa Reggio e penso chi perso il caro versa alcolici senza un senso, un giovane contro diabolici sogni e tropici per chi si istruisce avanti sui pollici. In questa saletta abbiamo organizzato un laboratorio di musica rap rivolto a circa 15 ragazzi in un periodo complessivo di 7 mesi per un totale di 26 incontri di 3 ore ciascuno con cadenza settimanale. Dov'è la base? C'è qualcuno in giro? C'è un cazzo. Non c'è nessuno? Dove sono? Dov'è la base? Dove sono gli altri? C'è la base? Dai, metti la prima cosa che ho messo contro di lui.
Ci siete? Stiamo partendo, potete iniziare. Nome d'arte Gambi, nome d'arte Chirac. Siamo l'Indies Crew, siamo di Reggio Emilia, proviamo a rappresentare quello che per noi è questa cultura, dalla strada alle nostre cause sociali, alla nostra vita, a provare a riscrivere un po' il nostro mondo. E da quanto tempo invece cantate? Da un anno e mezzo. So. Cioè avete iniziato qua dentro al Pigal praticamente a cantare. Yes, ok amico, questo c'è fuzzurro, ok mi occupo il cielo per questa testa azzurro. Yo, any art man if she had a bomb and I'm a part of the if here had a marv. See my addition flus, the machalas with banquet will please if you're not lean had the blues. Yo, vedi, adesso. Cosa mettete nei gesti delle vostre canzoni? Cause sociali, tutto. Cosa significa cause sociali? Cause sociali. Tutto quel che vediamo. Tutto quel che vediamo, quello che abbiamo passato. C'è la storia, c'è la storia del quartiere dentro i vostri denti. Sì. Che dei portavoce in poche parole. Come loro col pallone, noi. Le persone noi si riconoscono così. Si riconoscono le persone nelle cose. Non lo so, bisogna chiedere a loro. La vostra famiglia è originaria dell'Egitto. Dell'Egitto. E proprio in questa primavera del 2011 proprio in Egitto, ecco, molto carina. Maglia del 25 gennaio. Tahrir Square Freedom Facebook. Quando è successo la rivoluzione in Egitto, ci siamo liberati di Mubarak, Sheikho, di Faraone. Che cosa portate dentro le vostre canzoni e anche a Reggio Emilia, insomma, del vostro passato familiare, insomma? No, anche storie, sì, anche le nostre. Bisogna sempre portare le proprie origini. Le origini bisogna sempre rispettare le proprie origini, perché è lì che tu vieni. Cioè, tu vieni da lì. È successo un casino qua, no? E un mio amico marocchino ha chiamato la polizia 6 volte, non sono voluti venire. Dopo un giorno un poliziotto ha fermato un mio amico gli ha detto: ma perché quel giorno lì non siete voluti venire? E lui fa: ma se ci fate chiamare da un marocchino, lo sbirro ha detto così, se ci fate chiamare da un marocchino io non vengo, ha detto. Cioè, allora che senso ha? Se ti chiamo un marocchino non vieni, se ti chiamo un reggiano vieni. Ah, sono un pezzo di merda, cioè scusa se lo dico, cioè lo dico schietto proprio, non mi sbaglio, è un pezzo di merda, scusa. È uno che discrimina, insomma. Sì, tutti razzisti. E non voglio essere censurato, qua. Non voglio essere censurato, apposta. Il mondo gira male, è tutto strano, se... Ok. A perché a Chavre da una solidarité, allez-y, travaillez, e pas forgué, avoir un peu de liberté. Se tu t'es de loin, les camarades, tu les rois, tu les morts, t'es dans la rue, mais c'est pas pourquoi. Allora, dove ci troviamo in questo momento? Al Pigal, Circolo Arci Pigal. Ottimo, che cos'è il Circolo Arci Pigal? Il Circolo Arci Pigal è un luogo dove i giovani come noi si riuniscono qua per giocare a carte, discutere, fumarci una sigaretta, giocare a calcio. Ok, no, insomma, non fate niente tutto il giorno. Sì, bravissimo. Eppure le vostre vite, insomma, le spendete qua, sì, è giusto? Sì. Ok. Cosa vorreste dentro questo centro sociale? Perché, insomma, lo possiate sentire anche un po' vostro. Intendi il ciclo, questo Pigal? Sì. Qualcosa che manca in questo Pigal, sì, per noi? Sì. Secondo me, l'unica cosa che manca è il biliardo. Ogni tanto che noi siamo sempre qua, ci faccia la testa e tu vedi anche come qui ogni tanto che ci organizziamo facciamo una sala nostra, oppure sai cosa, delle giornate nostre che ci riempiamo di... Ma ecco, per esempio in una sala che cosa vorreste fare? Siamo in tanti, tipo programmare dei film, bravo, guardare tutti insieme, poi parlarsi, oppure parlare del rap, volte parlare anche del calcio, di vari argomenti, fare delle riunioni per passare anche un po' di tempo. Ho capito. Ma è in giro per Viadua, insomma per il quartiere, cosa c'è per voi ragazzi? Niente. Cioè? Nulla. Se non c'era Pigal, ci dà tagliare. Beh, prima una persona che però gestisce un posto del genere, alla fine, cioè non è contenta se poi qualcuno, sì, soprattutto dei giovani, arrivano con delle proposte costruttive, dentro una sala organizzare un cineforum. Secondo me sì.
quello ci starebbe. Però perché non lo fate mai, scusate? Non pensiamo che non abbiamo quella grande confidenza da chiedervi, cioè, di fare qualcosa, cioè abbiamo un ciao e basta. Ho capito. Non è quella grande confidenza, ma... Queste attività come cambiano lo scenario, insomma, le attività rivolte ai ragazzi? Perché? Perché cambia qualcosa a un certo punto? Cambia qualcosa perché tu costruisci una base e un'affettività al circolo. Sostanzialmente il tema è che fino a che i ragazzi vengono qui e si sentono degli estranei e comunque utilizzano delle strutture indipendentemente da dare valore alle strutture che utilizzano, non potrà mai costruire niente. Nel momento in cui i ragazzi vengono qui, utilizzano le strutture, le sentono in qualche modo un po' anche loro, alcuni di questi ragazzi hanno fatto anche la tessera del circolo, quindi in qualche modo cominciano a sentire la struttura come loro, come casa loro, il rapporto si cambia completamente. Per farla breve, in parole povere, questo si chiama partecipazione giovanile e coinvolgimento dei ragazzi all'interno della vita del centro. Pezzi per chissà, storie con sfogo, io che ti spacco pure senza logo a mio modo, e non do confidenza, non sono in cerca di amicizia, strade pazze, colpi in faccia, usando mazze, ogni taglio per crescere anche più esagerato, rime per il malato, lo faccio contro lo Stato, arregionato, con rap salgo sul quadrato, ti spiego fra gli affitti afflitti ho imparato, chi guardando pato, fissato, sognando il campionato, nella via, non ti cago se sei un pentito, che avanza fra, difendo il proprio portafoglio, tuo figlio sogno. Ogni alcidio, al prossimo risveglio. Ogni giorno nuove storie, cerco il bersaglio. Mio ruolo calza a pennello, sfida al manganello. Faccio viaggi, solo col mio buon bagaglio. Mi sfogo, sai, non lecco culi come Emilio. Voi pensate alle gare di freestyle, porto voci, sfoghi, sappi, fuori dai guai. Affoghi se giochi, sfida i volti più noti. Piscio sui raccomandati che tu invece lodi. Bra, distingo diversi episodi e reati. Non ho alleati e sono troppi i venduti. Siamo obbligati a non fidarci, astuti, muti. Nella mia foresta vi siete perduti. Chirac e la protesta coi contenuti. Frate, soldi sempre solo gli ottenuti. Quanti disagiati, sopravvissuti, trasputi, conta i minuti. Dei tanti urli trattenuti, fate i finti capi, a molti so che piace, ma come siete messi, Chirac, feroce, tenace, alza le mani, sfogo, ho diversi piani, rime scritte, ci metto.